E ben ritrovati senza giacca, la pancia del tifoso da questo manipolo di persone strane che di calcio non capiscono forse niente, ma sono solo tifosi. Ci ritroviamo nella stagione 22-23 al calcio d'agosto, calcio d'avvio, è iniziato il campionato e la Roma vince la prima dei 38 esami che le aspettano davanti. Allora, per chi ha visto la partita, perché onestamente ringraziando Sky bisogna dire chi ha visto la partita. Io, grazie all'estorsione che ha fatto Sky con DAZN, ho pagato 5 euro di più e mi sono visto la mia bella partita, la mia bella Roma sui canali Sky senza problemi. Bisogna interrogarsi onestamente su chi governa il calcio e ha permesso uno scempio come DAZN, e che al secondo anno consecutivo toppano ancora clamorosamente la visione delle partite per i tifosi, in un mondo che onestamente va al contrario, dove abbiamo una politica ridicola, dove abbiamo adesso una campagna elettorale estiva che fa schifo, levateci pure il pallone e abbiamo finito, veramente l'Italia è un paese alla deriva. Ma questo non ci interessa, oggi commentiamo la Roma, commentiamo una squadra che è andata a Salerno, ha fatto la sua onesta partita, ha vinto con una gran fatica per tenere i 90 minuti, ma non perché il risultato fosse in discussione. Bisogna fare i complimenti alla Salernitana, perché la Salernitana darà filo da torcere a numerose squadre che andranno alla Recchi. Complimenti ai tifosi della Salernitana che sono stati bellissimi. 30.000 persone sugli spalti alla vigilia di Ferragosto è veramente un bell'obiettivo per la società. 2.000 erano, 2.000 o 4.000 erano i romani arrivati a Salerno, loro li abbraccerei a uno a uno perché francamente, ripeto, andare a Salerno la vigilia di Ferragosto è veramente da eroi. Che dire, la Roma ha rispettato la previsione, la Roma è stata costruita per vincere e ha vinto, punto. Poi se la Roma avesse vinto 4-5-0 nessuno dovrebbe, stessi tifosi della Salernitana, credo che non avrebbero dovuto dire ah. E ripeto, il primo esame di 38, abbiamo preso un 30 e lode, abbiamo vinto con il minimo sforzo, forse un secondo gol avrebbe messo la partita più su binari tranquilli. Non ci avrebbe fatto strippare come al solito a noi tifosi della Roma, però io credo che va bene così. Forza Roma e adesso niente, dai. Forza Maximiano che ha preso la palla fuori area, tocca spiegargli al portiere dei sbiaditi che il pallone si prende dentro l'area di rigore con le mani, altrimenti ti espellono un'altra volta. Dai Roma!